prima il combattimento qui a Civilization, Clark Emmett, un altro membro della Emmett Land, insieme a Victor Emmett, Sally Emmett, Joe Emmett, c'è anche Clark Emmett e chiaramente Mike Emmett, il leader. Sotto le note di Living Fears si va a presentare Clark Emmett, che questa sera affronterà niente meno che Max Cougar, lui che in quel di Asylum o in un Steel Cage match o in un in un 2 out of 3 falls match dovrà affrontare il suo fratello maggiore, ovvero Mike. Vedremo se Clark riuscirà a vincere questa sera. Sarà molto, comunque molto, molto difficile. Per quello secondo me è messo peggio della famiglia. Una puntata ricca di emozioni fino adesso, la grande performance di Victor Emmett che con una sola piglia batte Slacon, poi la grande vittoria di Paige Johnson, danni della campionessa, e Vesa che dimostra comunque di essere anche una donna abbastanza intelligente, batte Chris Anthony. Questo è un bel match anche questo, poi avremo Ernemol contro Dodger, avremo David Johnson e Kratos in coppia contro Alexander e Gufo. E poi avremo Entox Refor contro Paul Jason, con FMO lì che sicuramente tenterà di far perdere il campione di WF. Ora però soffermiamoci sul match di Asylum tra Max Cougar e Mike Emmett. Io direi sarebbe meglio magari uno Steel Cage, anche se il CW Out of Free Forza non lo vediamo tutti i mesi, tutti, magari lo Steel Cage all'anno lo vedremo 6-7, invece di match come il 2 out of 3 falls, match meglio delle cadute, insomma lo vediamo magari una volta all'anno, due volte all'anno, ecco, sarà comunque un gran match. Si può partire. Clark Emmett, tentato subito la testata, ma che guardate qui, mamma mia che colpo. Questo Clark Emmett colpisce veramente duro. Ancora, salta Cougar alle spalle. E vanno del Meduc! Immediatamente mette le cose in chiaro. Grande inizio quello di Cougar. Però deve stare attento. Oh, Power Slam, immediatamente! Clark Emmett non inizia bene, sì, qualche pugno. Però non è facile magari affrontare comunque Max Cougar, che viene messo fuori all'esterno. Ancora Clark Emmett, attenzione! Double X Handle, doppia accettata in salto là dalle ring. Un colpo tremendo e poi una testata. Quasi alla Max Cougar, quasi alla Max Cougar, attenzione però! Proprio quest'ultimo che reagisce molto bene. Parata ancora, va vuoto con la testata al Miluca. Va vuoto anche questo. Siamo a 5, siamo a 5. Stavolta Celestio. Stavolta Celestio. Clark Emmett rientra in ring, attenzione! E qui alla meglio, attenzione però, è lento a rientrare, Cougar lo sa, ne approfitta, lo fa correre, buona questa idea, buona idea, infatti valanga all'angolo con questo braccio teso a metterlo giù. Ancora Cougar che va a incassare stavolta il Shilpa, vinta da leader della Cougar's Army, che qui però commette un grave errore, prende la ricorsa qui Clark Emmett, attenzione, e c'è la terza power slam del match. In meno di 2 minuti Cougar mette a segno 3 belle power slam. Un Cougar davvero incavolato nero, perché per 2 settimane consecutive nel suo post match è arrivato Mike Emmett a fare la voce grossa. Guardate qua, Miduca, cioè Clark Emmett ha la torre più pesante, praticamente viene messo giù. Però qui è qua, fa la conoscenza con la compattezza di
di Clark. Però qui viene sollevato, bello belli, bravo Hoover, bravissimo Hoover. E pugni chiusi, sì, pugni chiusi, dai, qui non lo retarguisce, probabilmente non vuole più sentire la buzza degli Emmett. Attenzione, Northland Suplex non lo tiene perché è troppo vicino alle corde. Ancora Cougar, ancora Cougar! Non ci credo, ragazzi. Lo mette giù così Cougar. Oh mio Dio. Cioè Cougar va a vincere Dominal Match 1. Infatti soltanto uno. Si prosegue, si prosegue. Ma guardate qua la strabordanza da parte di Max Cougar. Ancora, ancora Cougar. Clark Emmett, però attenzione, attenzione a Clark Emmett. Tiger Bombo, non ci credo. Uno, due, mamma mia, Cougar qui vicinissimo, vicinissimo. La disfatta. Che colpaccio, che colpaccio, che colpaccio. Attenzione ancora. Testata a vuoto. Attenzione però alle manovre improvvise di Max Cougar. Attenzione small package. Uno, due, soltanto due, soltanto contro due, soltanto contro due. Clark Emmett fa sembra averla meglio, Cougar invece no. Attenzione al volo, backway drop. Stavolta l'ha preso, stavolta l'ha preso. Attenzione, Clark esulta, ma non si accorge da rientro qui di Cougar. Eh sì, Alf Nelson, face crusher. Ben rientro. E attenzione, Pierce Fraser in arrivo. Suplex a facebuster. Clark potrebbe essere schienato qua. Attenzione ragazzi, uno, due, si salva Clark Emmett, si salva Clark Emmett. Attenzione però qui la spallata, attenzione alla spallata qui, va vuoto, va vuoto, serie di colpi alle spalle, c'era DDT. Aia, un bruttissimo colpo rimediato. Bravissimo qui Clark, eh, bravissimo Clark. Ma Cougar l'anticipa, Paolo stava ancora, ed ora è il momento di chiudere. Fa lo schiamento, uno, due, non ci credo, si salva ancora headbutt. Oh oh, oh Cougar, oh Cougar, Meduca lo mette giù, ma ora deve essere pronto a chiuderlo. Forse lo vuole chiudere adesso, lo vuole chiudere adesso, lo vuole chiudere adesso. Attenzione, attenzione con lo small package, non ci credo. Uno, due e tre, non ci credo. Che vittoria di Max Cougar di rapina. Solo così poteva vincere il match. Beh, intanto si porta a casa una bella affermazione. Sì, magari non con la potenza, non con la cattiveria vera e propria, ma con la furbizia, con l'intelligenza, con il suo secondo small package, perché già l'aveva tentato in precedenza. Sarò furbo qua Max Cougar a trionfare. Attenzione, attenzione, perché questo è Mac Emmett che si sta rivolgendo a Max Cougar. Che succede? Che succede? Gioca psicologicamente con la mente del povero Max. Mamma, che brutto avversario per Max Cougar in vista di Asylum. C'è già questa cosa, psicologicamente lo ha infranto, ha infranto Cougar. Non ci credo. Joe Emmett, un servo della greba di Mike Emmett, diventa una sorta di Max Cougar e lo mette KO. Dunque, tra poco
poco assisteremo al match che vedrà Ernemor contro Dodger. Beh, un match che Crocs ha indetto a inizio show, ma vorrei spendere anche due parole su quanto appena occorso. Cioè, Max Cougar deliberatamente deriso praticamente dalla famiglia Emmett. Questo è un durissimo colpo per il leader della Cougar's Army, che arriverà, penso, con il morale giù in quella di Asylum. E ricordiamo il main event di questa sera, perché Entox Refor, il campione del mondo TWF, affronterà Paul Jason accompagnato da FMO in un praticamente rematch di Extreme Rules, senza ovviamente titolo in palio. Sarà un match champion contro champion. Ora andiamo al match appunto tra Ernemor e Dodger. Che si presenta sullo stage pronto con il suo match contro il Nero. Attenzione! Ma non ci credo! I Nomad Brothers sono qui! E vado a credere il Savior, il Salvatore! Una stranissima situazione, d'altronde lo vogliono togliere di mezzo. Ernemor, tutti i fan vorrebbero Ernemor, ma nessuno. Ma Ernemor non si presenta e Dodger viene messo KO. I Numbers Brothers lasciano il segno ancora una volta. Attenzione, perché qui c'è Alexandra con Ernemor, che non si è presentato ad aiutare stavolta Dodger. E qui i fan sembrano abbastanza spiazzati da queste parole. Ernemor che dice: io sono il campione, non devo aiutare nessuno. Parole alquanto pesanti. Dodger di certo non le può apprezzare, visto che lui lo ha salvato per ben due volte. Dopo le parole piuttosto terrificanti di Ernemor, cioè non me l'aspettavo, la cintura gli sta dando la testa, non si fida proprio del Savior, di Dodger. D'altronde ragazzi, Dodger ha un contratto, cioè lo può spendere benissimo quando gli pare, magari Ernemor lo sta aiutando, colpa tradimento di Dodger, li va a incassare in quello stesso istante. Comunque, insomma, non è che mi fiderei molto. È una situazione paradossale, perché Larry Johnson e Mr. Google, che dovrebbero essere i prossimi number one contenders a seconda delle scelte dei fan per Asylum, non vengono neanche presi in considerazione in quanto a questa disputa, in quanto a questa lotta. Una situazione abbastanza strana, e si dobbiamo creare attorno al titolo massimo. Questo invece è il tag team partner di Larry Johnson, niente meno che un altro Mr. Money in the Bank. E questo è Mr. Money in the Bank per il titolo WWF, soltanto per il titolo di Ernemor. Insomma, d'altra parte abbiamo Kratos, abbiamo scusato Alexander e Gufo. Gufo che potrebbe essere uno degli avversari di Asylum, magari se fosse un 3-on-3 match di Derek Johnson. Comunque una delle due scelte. E poi Alexander, che affronterà o in un ladder match o in false contender match l'altro Mr. Money in the Bank, ovvero Kratos, quest'uomo. Beh ragazzi, è una bella sfida tra Kratos e Alexander, sfida tra due che comunque hanno un stile abbastanza simile, direi. Questo è proprio l'altro Mr. Money in the Bank per il titolo TWF, Alexander. Infine, per chiudere
questo quartetto abbiamo l'ingresso di Mr. Gufo, che un Mr. Gufo che potrebbe davvero andare a contendersi il titolo WWF, magari in un match a 3. Io mi piacerebbe molto vedere un match a 3, però vedere magari anche un David Johnson torneo, non so, niente male, eh. Veramente Gufo, non so, probabilmente Gufo non avrà questa percentuale da fargli, da permettergli di lottare da solo contro Nemor, però insomma i fan stanno a decidere, eh. Cioè decideranno i fan, dunque tutto potrebbe essere. Si può cominciare? Secondo me il match durerà molto poco questo, perché tutti e quattro alla fine hanno il loro match per esaire, ma cioè soprattutto Kratos Alexander, forse Gufo qua dovrebbe dimostrare di più, perché forse David Johnson siccome da più tempo qui in federazione poi è più conosciuto rispetto a Gufo, secondo me in un modo o nell'altro resterà nel main event in qualche modo di Asylum. Staremo a vedere, perché qui Alexander lo mette subito giù, serie di colpi da parte del lottatore che dice di essere l'uccisore di mostri, il killer di mostri. Beh, sinceramente fino adesso non ci ha dimostrato molto a riguardo, che ha perso per ben due volte contro Venna, a WrestleMania e ad Extreme Rules. Poi Alexandra ha vinto comunque il Money in the Bank dopo due pesanti sconfitte appunto contro Venna, dimostrando comunque di essere tornato in buona forma. Sì, magari ha perso a WrestleMania, ha perso un valore a Money in the Bank, scusate, a Extreme Rules, comunque un inferno match, proprio non doveva neanche entrarci in quel match. Power Slam bellissima di Gufo, che vuole dimostrare di essere lui la vera scelta, e qui serve i pugni, mamma mia che cattiveria riesce a dare in questi sganassoni Gufo. Ancora del Johnson qui, però respinge l'assalto e Kratos vuole il cambio, snapper da una parte, colpo dall'altra, però qui secondo me David dovrebbe dare il tag a Kratos, vediamo se lo dà niente a fare. Gufo vuole davvero schienare David Johnson per poter dire io ce l'ho fatta, devo essere votato io e non voi. Qui invece c'è il cambio, da una parte Kratos, dall'altra forse Alexander. No, Gufo non dà il cambio, si lascia Gufo e Kratos mai sul ring insieme, se non sbaglio questi due. Kratos qui sbaglia, però qui nel ring abbiamo i quattro. Attenzione, attenzione a Gufo, te lo gira un colpo dritto alla base della nuca. Qua attenzione, big ending. No, cosa ha fatto qui Gufo? Cosa ha fatto? Una girocchia incredibile su Mr. Money in the Bank. Uno, due, c'è David Johnson, ma c'è forse anche il kick out di Kratos. Arriva David Johnson che spazza via Gufo, però non è nuovo legale, Kratos lo va a prendere. Ma Gufo oggi mi sembra in grande forma, l'ho visto già dall'ingresso. Ricordiamo il nostro evento, Entrox Refor, il campione del mondo di WWF contro Paul Jason, il campione internazionale, accompagnato da FMO, ovviamente nessuno dei due titoli sarà messo in parte. Attenzione al comeback qui di Kratos, premo su Alexander, sul suo avversario di Asylum, powerslam bellissima del greco che va a chiudere. 1, 2, incredibile, due killer a confronto. Alexander qui non ci credo, mi trovo solo su Kratos, non ci credo. Alexander la mette giù, l'ha messa giù ragazzi. 1, 2 e 3, non ci credo. Alexander e Mr. Gufo vanno a trionfare, che grande trionfo qua. Davvero un bel trionfo quello di Alexander, di Mr. Money in the Bank per il titolo del mondo TWF e di Mr. Gufo. Sarà un match veloce. Alexander qua ci ha dimostrato che a lui basta poco per vincere il match, quando mette a segno quelle manovre riesce sempre a vincere, cosa che con Venna ha fatto poco, ha messo a segno poche manovre di potenza. Kratos a terra stavolta, una delle poche volte che viene schienato, peraltro Kratos schienato proprio da Alexander.